Intanto volevo ringraziare il collega Bertani e il collega Foti perché dopo tanta retorica si inizia a parlare di contenuti. Intervengo limitatamente alla questione delle bonifiche, ovviamente citata dal consigliere Foti, solo per porre una questione. Intanto mi fa piacere questa presa d'atto che dopo tanta insistenza da parte nostra si riconosce il problema di andare a risolvere una situazione di siti inquinati che non sono pochi in questa regione. Ho ricordato diverse volte il catasto di ARPA che prevede 300 siti in procedura aperta. Ora anche come regione abbiamo iniziato a fare anche noi il nostro elenco dei siti inquinati, che spero ci porti presto al piano delle bonifiche. L'articolo 250 che voi inserite nell'allegato che ci avete mandato ieri pomeriggio è un articolo che in questa sede, ogni volta che si parlava di bonifiche, penso di averlo esplicitato e tirato fuori. Perché? Perché pone in capo alla Regione delle responsabilità. Vero che in prima istanza devono intervenire i comuni, ma in seconda istanza, se non lo fanno loro, tocca alla Regione. I comuni, io lo so bene perché a San Giovanni per Ciceto, come tutti sapete, c'è la questione della Razza Boni, tra l'altro che a quanto mi risulta ancora non è stata chiusa rispetto al finanziamento che doveva arrivare dal Ministero. I comuni non intervengono proprio perché non hanno le spalle coperte da questo punto di vista e hanno delle responsabilità. Quindi quello che dicevamo noi è: come regione andiamo in aiuto ai sindaci che devono occuparsi di temi di questo tipo perché non hanno la forza per farlo. Ora voi ci dite che chiederete l'istituzione di un fondo finanziato dallo Stato. Il mio dubbio è il seguente, cioè posto che tutto questo percorso sull'autonomia è un percorso lungo che come sappiamo necessita di una legge dello Stato approvata da entrambe le Camere, se tutto questo percorso non verrà portato a compimento, cosa facciamo? Non li finanziamo le bonifiche? Cioè, il tema è importante, va affrontato e va prevista anche questa possibilità. È quello che noi vi chiediamo da inizio mandato, proprio perché anche per la Razza Boni si è visto che i tempi si sono allargati e di anni, non di mesi, cioè 10-15 anni. Allora, io credo che sia necessario da questo punto di vista che noi come Regione quel fondo lo andiamo a finanziare, perché veramente altrimenti i tempi si dilatano, i siti inquinati sono tanti e secondo me è una possibilità che già la legge prevede senza aspettare i finanziamenti dello Stato. Ma la cosa che mi interessa soprattutto capire è: visto che su questa materia siamo già parecchio in ritardo, se il fondo statale, se tutto questo percorso dell'autonomia non verrà portato a compimento, i soldi per le bonifiche chi ce li mette? Grazie.